Guardate un po' che bella postazione video abbiamo organizzato oggi, perché è arrivato un pacchetto speciale da unboxare che sicuramente vi piacerà, perché è un sacco di tempo che non apriamo una cosa di questo tipo, che forse avrete già un po' intuito di cosa si tratta. Come si può vedere qui? Che cos'è, Alissa? Una nuova bambola reborn! Sì! Ma da quant'è, Alissa, che non aprivamo una nuova bambola reborn? Da 1 miliardo di anni. Esatto, e ci mancavano tantissimo. E visto che ho scoperto questo sito che si chiama Babeside, che vende delle bambole realistiche veramente fatte benissimo, ma a dei prezzi bassi, l'ho voluto assolutamente testare per vedere se la qualità delle bambole che vende, che si vedono sul sito, poi sono effettivamente così anche dal vivo, perché dalle foto sono bellissime. Alissa ne ha scelta una, e quella che ha scelto ha una funzione speciale che nessuna bambola che abbiamo avuto finora ha, ma che non vi sveliamo, che vedremo insieme. E quindi vai, siamo pronti? Non guardate questa immagine, perché non è questa la bambola che abbiamo ordinato, questa è una scatola che è fatta così per tutti, e adesso scopriamo un po'. Io non l'ho ancora sbirciata, Alissa, eh? Ovviamente non è una reborn artigianale fatta da un artista, per quello che costano di meno, però vediamo se sarà ugualmente bella. Vai! Oh, oh! Wow, è bellissima! Dai, ma l'hanno proprio impacchettata come si fa con le reborn artigianali invece. Guarda, con la testina da scoprire per ultima, il pacchetto con gli accessori. Quindi hanno ricreato anche l'esperienza delle reborn, perché le reborn hanno proprio questo anche di bello, il fatto che le fai nascere un po' alla volta, scoprendo prima gli accessori, i vestitini, e il corpo, i piedini, le manine e alla fine il viso. Ok, che ci sarà qua dentro? Le maracas! Vediamo, vediamo. Ma tu te la ricordi com'era fatta lì la bambola che hai scelto? No, ma chi si ricorda? Bene, così sarà una sorpresa. No, il braccialetto! Quello che si mette alla nascita proprio al bebè. Sì. Per scrivere il nome, il gruppo sanguigno, il genere, se è maschio o femmina, e l'ora della nascita. Secondo oggetto... La spazzola! Che carina! Una spazzolina. Perfetto. Poi il pannolino. Il pannolino, eh sì, perché le reborn vanno proprio trattate come bambini veri, quindi bisognerà metterle anche il pannolino. Il biberon con il ciuccio. Wow, e il ciuccio com'è? Fammi vedere un attimo. È quello e magnetico. Che bello, ragazzi, il ciuccio magnetico. Quindi questo si attacca davvero. E c'è anche scritto Love Mom. Ma dai, ma un sacco di roba. Sì. No, i sonagini. Wow, ma non è ancora nata questa bambola, è già così viziata con tutti questi giochi. Sì, sono pure morbidi. Wow, ma questo mi sa che sono davvero da veri bambini. Che belli colori, tutti soft. Un pupazzo con il sonaglino. Ma anche questo è un vero giocattolo. Sì. Che dolce. Un altro. Che carino. Che bello, Alissa, mi mancavano queste cose. E poi, fine, ci rimane la sacchetta. Sì. Anche questa è carina, in cui potremo rimettere tutto. Ok, adesso siamo arrivati al pezzo forte. Che cosa avrà scelto Alissa di bambola? Allora, ragazzi, già il fatto che abbiano incluso tutti questi accessori così carini è sinonimo di cura e qualità. Sì. Ma vedo che qua c'è anche una lettera. Apriamola, sarà il certificato di nascita, vediamo. Eccolo! Beh, lo devi compilare con i dati che sceglierai di mettere. Sì. Ok, vai Ali. Pronta? Sì. Già intravedo una tutina molto carina. La grandezza è proprio quella di un bambino vero, dai che non vedo l'ora di togliergli quella busta dalla testa, che veramente è un po' inquietante. Per il momento non possiamo vedere i piedini perché ha una tutina intera, però possiamo scoprire le manine, vediamo se sono fatte bene, realistiche. Sì. Ha le unghie? Sì. Anche questa, i pugnetti chiusi. Dai Ali. Oh. Che succede? Cosa hai fatto? Non lo so. Ma piange. Oddio, togliele quel sacchetto! Togliele quel sacchetto! Ah! Oh, è nata! Che carina! Calmala però, sta piangendo!
come si fa? Forse devi farle fare ruttino. Chissà come fa, come farà a capire che la sto coccolando. E come ha fatto a capire che doveva piangere, che non abbiamo fatto niente? L'hai calmata? Ma senti che versetti realistici! L'hai fatta calmare. Aspetta, prova ad abbracciarla. Senti? Sì. È interattiva. Ma mamma, le batte il cuore. Come le batte il cuore? È vero. Si sente il battito del cuore. E anche la vibrazione e il respiro. Vediamo il respiro. Vedete che si gonfia la pancia? Guarda, guarda, ti dico dove si vede. Si vede. Eccolo, guarda, guarda come si alza, guarda come si alza la pancia. Mettiamoci tipo la spazzola. La spazzola si muove perché lei respira. Wow! È proprio come una bambina vera! Sì! E poi qui in realtà ha un pulsante che se premete torna buona buona. Meglio dei bambini veri, quelli non ce l'hanno il pulsante. Senti, a questo punto lo svediamo il segreto? Ok. Allora apriamo la tutina e vediamo com'è fatta sotto. Vedete, qui ha una seconda zip e sotto c'è questo meccanismo che quando viene attivato fa alzare e scendere questo rettangolo, esatto, che piano piano fa sollevare la pancia e simula proprio il respiro e poi fa anche i suoni. Poi si chiude. Ovviamente questo è il modello che ha scelto Alissa, però ce ne sono anche senza il meccanismo se vi piacciono di più, perché così non hanno questa parte un po' rigida dentro. Però ovviamente noi volevamo provare anche qualcosa di nuovo che non avevamo mai avuto, no? Che fai? Vuoi vedere anche i piedini a questo punto? Sì, vediamo i piedotti. Oh, oddio, ma i piedi dei bambini sono così belli, anche quelli delle bambole. Sono così paciocchini. Io mi ricordo ancora i vostri, me li baciavo sempre. Che carina. E poi è morbida. Sì, è stramorbida. Devo vedere anche l'altro. Ok, così le metti anche il pannolino, se ancora ti ricordi come si fa. Allora, creiamo un fasciatoio, così non si sporca se fa la pipì. Prendiamo il pannolino. Sì. Apriamolo. In faccia. Cioè, allora, intendevo. Prendiamo il pannolino. Mm-hmm. Allarghiamolo. Sì. Ecco, partiamo bene. Così, così. Ecco, ecco, è disperata, è disperata. Okay, è così, è così. Adesso io non sono convinta. È così, intendevo che era così. Allarghiamo. Va bene, io la distraggo. Non pensare a tua madre, guarda qui. Ok, ci siamo. Mettiamo le due alette qui e attacchiamo questo. Ok, perfetto. Comunque anche il viso è veramente dolce, è fatto veramente bene, perché è realistica, però non eccessivamente, quindi non ha tutte quelle vene, quelle cose che sembra proprio un neonato appena nato, sofferente, no, è sorridente, è dolce. Ecco fatto! Ma la cosa carina, secondo me, è anche la posa, perché ha queste gambette messe un po' a ranocchia, che sono diverse dalle altre che abbiamo. E poi questa tutina che le hanno messo, ma quanto è carina, con le orecchie a coniglio. È vero. Non abbiamo ancora provato il ciuccio. Vediamo se si attacca. Sì! Oh, troppo dolce! Guarda, si vede che è calamita. No, ma guardate il viso, ragazzi! Mettila un pochino di profilo come era prima. Ha un profilo bellissimo! Oh. È dolcissima! Dobbiamo prendere un passeggino, Ali, portarla fuori. Veramente? Lo vuoi? Sì. Ok. Così mi porti a spasso. Ah, per te! Allora, la cosa che mi è piaciuta di più è la bambola, ovviamente. Però i giochi, cioè, sono così belli perché è vero, la bambola, guardala, guardala, è fantastica. Però dato che con altre bambole poi le prendi, ma poi che cosa ci fai? Almeno con i giochi ti puoi inventare che tipo li tieni in mano, poi con il biberon glielo fai bere. Cioè, infatti è bellissima questa cosa, che ti danno anche tutti gli accessori per giocarci da subito. Sì. E poi non cose, sai, di quella plasticaccia. Causa. No, no, veri giochi da bebè. Sì, così, tipo, così se... Allora... Che mamma dolce. Scommetto che avrai molta pazienza con lei. Così che... Così che...
Dai! Così che se sei una mamma ma ti piacciono ancora questi giochi come te sì. E hai un bambino piccolo, ti prendi sia una Reborn così che la puoi coccolare, esercitarti e tutto, ma più hai giochi per il tuo vero bambino. E certo, perché una mamma che ha appena avuto un neonato vero sicuramente c'ha pure il tempo di giocare con i neonati finti, no? Sì. Quando il neonato vero dorme va a giocare con quelli finti, poi si confonde perché magari sono 2 mesi che non dorme e allora va a dare il vero biberon alla Reborn e invece quello finto lo dà al bambino vero. Comunque è super divertente pettinargli i capelli che non ha. No, sono disegnati, ce li ha. Sono dipinti, ma sono molto realistici, perché comunque i neonati quando nascono non hanno mica i capelli folti super lunghi, hanno proprio questa leggera pelurietta e quindi è molto più realistico questo di quelle bambole che hanno già i capelli lunghi, le trecce e i riccioli, no? Comunque, come avrete intuito, siamo rimaste molto soddisfatte della qualità di questa bambola. È veramente come appariva sul sito, che vi farò vedere dopo. Quindi vi consigliamo questo sito che vende bambole Reborn anche in silicone. Ci sono anche quelle in silicone, però Alissa questa volta ha voluto provare questa qua con il respiro. Sei contenta della scelta? Sì. Come potremmo chiamarla? Anche perché devi scriverlo sul braccialetto. Va bene un nome americano? Sì. Ok. Salish. Salish? Sì. Non ho mai sentito questo nome. È una bambina che io seguo che però mi piace. Ah, però che bello come nome, Salish, non l'avevo mai sentito, a me piacciono i nomi particolari. E voi ragazzi, che ne pensate di Salish, sia come nome sia come bambola? In ogni caso, io vi lascio in descrizione il link al sito, così potete vedere tutte le bambole che potete trovare, ma anche un codice sconto per averle a un prezzo super speciale, e il codice è questo qui... Ma lo trovate anche in descrizione. Beh, Alissa, ti sei divertita? Sì. Ti piacerebbe ricominciare a fare un po' più di video sulle Reborn? Sì. E allora li faremo. Perciò, ragazzi, per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.